Il 24 dicembre l'appuntamento è con Babby Bike, la sesta edizione della pedalata in bicicletta per raccogliere fondi per Team for Children e il reparto di oncoematologia pediatrica di Padova. Tutti gli amministratori sono qui, che stanno lavorando tanto in silenzio, per dire a tutti di partecipare la vigilia di Natale, come tutti gli anni, per colorare di rosso le nostre strade e portare questa grandissima festeggiamento della solidarietà in un Natale che deve essere molto caldo, forte e ricco sicuramente di cuore, e quindi vi aspettiamo numerosi. Sesta edizione, anche quest'anno a Teolo riceverà tutti i Babby Bike in Piazza Mercato per offrire una cioccolata. Penso sia il modo migliore per condividere lo spirito giusto del Natale, solidarietà ed amicizia. L'anno scorso eravamo in 1000, quest'anno la sfida era arrivare a 2000. Noi vogliamo un serpentone rosso meraviglioso, lunghissimo, che attraversi i nostri territori e soprattutto che ci sia tanta solidarietà, perché ricordo, come credo sia già stato fatto tante volte, che tutto ricavato andrà ai bimbi dell'oncoematologia di Padova, della Team for Children, e quindi noi siamo fieri di sostenere questa bellissima realtà e i nostri bambini che magari non stanno bene, ma siamo sicuri che guariranno presto. Noi siamo dei Babbi Natale che pedalano per i bambini dell'oncoematologia pediatrica il 24 dicembre da Tencarolla di Selvazzano alle ore 14. Supereremo i 1000 anche quest'anno, quindi sarà anche a livello coreografico un bello spettacolo. Questo è il pulcino di Team for Children, infatti l'iniziativa Babby Bike è finalizzata a raccogliere fondi a favore del reparto di oncoematologia pediatrica di Padova per il tramite di Team for Children stessa Onlus. Con i 10 euro si acquista il vestito, si partecipa all'iniziativa e si raccolgono appunto i fondi per i bambini. Il mio reparto non è un reparto del professor Basso o dell'azienda ospedaliera, è un reparto di tutta Padova e di tutto il Veneto. Io, come dico spesso, sono innamorato dei miei pazienti perché sono dei ragazzi fantastici che giocano la loro possibilità e la loro vita con tutte le loro forze contro delle situazioni che vivono con molto coraggio e con molta forza. Dico sempre, sono i miei ragazzi che danno forza ai genitori e agli altri. Il fatto che ci sia molte iniziative, tutta Padova, parte del Veneto che ci sostenga, è una cosa bellissima, perché non ci sentiamo soli, soprattutto nei momenti in cui le cose non vanno così bene come dovrebbero andare. Io arrivo dal reparto sempre un po' sconvolta, perché si vedono le cose belle, si vedono le cose brutte. Abbiamo consegnato una marea di giocattoli ai bambini, faremo un altro giro domani, un altro giro dopodomani, perché grazie a Dio ci sono tantissime persone che ci aiutano, ci portano tante cose e sono per loro, non sono per noi. Abbiamo un sito con tutte le nostre referenze, abbiamo un progetto importante, anzi abbiamo due progetti importanti, e quindi stiamo lavorando, adesso inizieremo a costruire l'area appunto dedicata agli adolescenti, basta cliccare e fare la donazione, è molto semplice.